questi broccoli giganteschi. Marina, lo sai che sono? Che tipo di alberi? Io. Che sono? Pini. Sono i pini. E stiamo nella Maremma. Nella Maremma toscana. Stiamo... Che giorno è oggi? Tanti auguri a me, tanti auguri a me. È il mio compleanno, ragazzi. Stiamo in Toscana, stiamo andando a trovare il mio migliore amico che vive a Londra. E lui è toscano, metà inglese. E quindi adesso è in vacanza in Toscana. Andiamo a passare una giornata con lui, con la moglie, la figlia, la mamma, tutti insieme. Siamo quasi arrivati. Siamo 5 chilometri. Ci vediamo dopo. Ce l'abbiamo fatta dopo tre anni. Mannaggia la pandemia. Oh. Allora, vi voglio presentare Nicolas. Nicolas è il mio migliore amico, però non ci vediamo mai perché lui vive a Londra. E adesso voglio fargli una piccola intervista. Puoi ridere? No, ha paura di ridere. Allora, perché mi sento un po' osservato. Si sente osservato, lui non è abituato a fare video per YouTube. Ok. Nicolas, tu abiti a Londra da quanti anni? Da otto anni. Tre cose che ti mancano dell'Italia. Il tempo, ok. Il mare. E poi il calore umano delle persone, la simpatia. Il calore umano delle persone. Ti manca il calore umano. Non ha calore umano, come fai? Davvero. E il cibo non ti manca? E il cibo sì, anche molto, sì. E tre cose, ok. Tre cose che non ti mancano dell'Italia. La burocrazia, ok. Gli italiani. Ok. E poi la mentalità. Un po' retrograda. Noi ci provinciale. Provinciale, ok. Quindi gli italiani sono provinciali. Alcuni, soprattutto gli amici sono. Tutti gli amici. Benissimo. Ok, grazie mille Nicolas. Niente, adesso facciamo un'intervista anche a tua moglie. Bene. E sentiamo cosa ha da dire su di te. No, su di me. No? Su me. Le stesse domande, dai. Va bene. E adesso vi presento Elena. Elena è la moglie di Nicolas e quindi è la new entry, perché io conosco Nicolas da tanti anni, ma Elena l'ho conosciuta quando si è sposata con Nicolas. È stato un grande piacere. Ciao a tutti. Elena è di dove sei? Napoli, però vive con Nicola. La città più bella del mondo, diciamo. Dicono, vedi Napoli e poi muori. Ma perché? Ti ammazzano? No. Perché è talmente bella che resti folgorata. Okay. Napoli è molto bella, ma soprattutto a me piace. Andate tutti a Napoli. A me piace Napoli perché Napoli è dove hanno inventato la pizza. Sì. E poi si mangia benissimo. Ok, bellissimo. Elena, voglio farti le domande che ho fatto a Nicolas, quindi voglio chiederti tre cose che ti mancano dell'Italia. Allora, gli amici italiani, ok. La mozzarella di bufala. Buonissimo. Ma non arriva a Londra la mozzarella di bufala? Sì, vabbè, cioè, ma quella da frigo, però... ma anche a Milano la puoi mangiare. Come quella di Napoli. La mozzarella di bufala non può viaggiare, la devi mangiare fresca appena fatta. No, in un giorno. Un giorno, ok. Di più non può andare. Quindi gli amici, la mozzarella di bufala. E il tempo, sì. E quindi il tempo, il clima. Il clima, sì. Perché il sole, perché non c'è tanto. A Napoli c'è sempre il sole. Sì. Quando vado io a Napoli piove sempre.
sei te che lo porti. Sono io che qua. No, non è vero, però sì, a Napoli c'è un clima molto molto bello. Ok, tre cose che non ti mancano dell'Italia. La mancanza di multi etnicità. Ok, quindi Londra è molto più multietnica. Ti piace questa cosa qui? Mi piace, sì, sì. Ci sono tante culture diverse, cucine diverse, quindi questa è una cosa molto bella che non trovo in Italia. È vero, io ho vissuto vicino a Londra, è vero. L'altra cosa che non mi manca, sì, è la burocrazia in generale, il fatto che non puoi fare tante cose online, anche pubbliche, no? A Londra. Ha detto la stessa cosa, la burocrazia. È una cosa comune, tanti italiani la pensano allo stesso modo. Sì. La burocrazia italiana? Complicatissima. Ammazza, sì. E la terza cosa, sai che non riesco a trovare? La terza cosa, dai, ci deve essere qualcosa che non ti manca dell'Italia. Nicolas ha detto gli italiani. A te mancano? A me mancano, ovvio, non tutti gli italiani, come non ti mancano tutti gli amici Londra, ma... Ok. Il trasporto pubblico. Il trasporto pubblico, perché... È molto più efficiente a Londra. Che... Io ho vissuto a Milano e devo dire che già è molto meglio, ma al sud, per esempio, sì, è... Io vivo a Roma, non funziona niente. Okay. Ma niente, no, ma limitatamente. Vabbè, diciamo, Roma ha altri pregi. Sì. È un museo a cielo aperto. È un museo a cielo aperto. Musei non ci sono. Poi se devi prendere l'autobus, se devi prendere l'autobus devi... Vai con la carrozza. Vai con la carrozza, fai prima, ok. O teletrasporto. Teletrasporto. Va bene, grazie mille Elena. Grazie a voi. È stato un piacere. Ed è stato un piacere stare qui al mare con Elena e Nicolas a festeggiare il mio compleanno. Non ho spento la candelina perché... Che c'è il Covid, non si può soffiare. No, vabbè. Ciao. Ciao a tutti.